Mia family, ciao ragazze, ciao ragazzi. Oggi un nuovo mukbang perché volevo fare due chiacchiere con voi e volevo anche mangiare. E quindi come meglio unire le due cose? Oggi un mukbang molto speciale perché ho ordinato le tagliatelle con gli scampi alla busera, che è il mio piatto preferito di sempre e in tutte le categorie possibili e immaginabili, forse con il sushi, ma io amo, adoro gli scampi. Se sentite un rumore sospetto è la lavatrice. E devo dire che la porzione è gigantesca, ma visto che io oggi ho praticamente bevuto solo un frullato con le banane e ho mangiato tipo una merendina, direi che potrebbe anche andare bene come porzione. In realtà poi sotto appunto ci sono gli scampi, sto mettendo tutto su un piatto, oh mio Dio, mi sto rendendo conto che è seriamente gigantesca questa porzione. Ogni volta che inizio il mukbang mi dite che aspetto sempre troppo tempo prima di iniziare a mangiare, quindi non faremo la stessa cosa anche oggi. Prendo solo una salvietta, perdonatemi se sono un po' sconfusionata, ma d'altronde i mukbang sono così, no? Quindi oggi, e allora, in realtà questo sarà il mio primo piatto. Le chiamano tagliatelle, secondo me sono più linguine con gli scampi, hanno un profumo buonissimo. Invece il mio antipasto saranno le capesante gratinate, che sono queste. Adesso vi faccio vedere tutto meglio. Ragazzi, c'è un profumino qui che... cioè, è proprio un piacere ordinare queste cosine e mangiarmele, perché era da tanto che volevo la pasta agli scampi. Le capesante gratinate le abbiamo mangiate qualche giorno fa, in realtà, devo dire la verità, Eric mi vizia parecchio. E ta-da-dum, ta-da-dum. Io amo le capesante gratinate, amo la pasta agli scampi. Ah, e poi ho ordinato anche il tiramisù, ragazzi, che però, cioè, come porzione è veramente misera, cioè, io potrei mangiare tre volte questo. Boh, vabbè, comunque. Immancabile, naturalmente, Coca Zero nel mio bicchiere Benefit. Come ben sapete, prima di iniziare ogni mukbang mio che si rispetti, ci deve essere un sorso di Coca Zero. Allora, io inizierei per prima cosa, stavolta faremo l'anteprima, perché ogni volta mi dimentico, e quindi stavolta faremo l'anteprima, ragazzi, ok? Che sarà appunto solita anteprima. Assurde mie, ma ragazzi, così funziona, lo sapete ormai. Ok, direi che può andare bene, veramente, cioè, vergogna zero. Allora, iniziamo naturalmente dall'antipasto, se non rovescio tutto. Ok, allora, già prevedo che mi macchierò tutta e un po' mangerò con le mani, non schifatevi. Io detesto in realtà mangiare con le mani, ma il pesce di solito è un po' difficile da mangiare con le posate. Se notate, oggi non ho trucco sugli occhi, perché ho appena fatto il lash lift. Buon appetito. Porto un po' questa sedia così se vuole venire da whatever. Buonissima. Ragazzi, non ho trucco sugli occhi, ho solo la base, ho fatto le sopracciglia e poi ho messo un po' di rossetto che probabilmente se ne sarà già andato, ma queste tinte labbra L'Oreal non mi stanno piacendo tantissimo. Cioè, durano poco. I colori sono molto belli, ma durano poco. Non so che voi odiate quando faccio sti versi, ma io ho una fame terribile quando assaggio qualcosa che aspetti da tanto tempo. C'è questo momento di goduria. Quindi sì, ho fatto il lash lift e non posso bagnare le ciglia per 24 ore, quindi non posso truccarle, perché poi non posso struccarle la sera. Fatemi sapere l'inquadratura com'è. L'ho fatta simile alla volta scorsa e vi era piaciuta, quindi spero sia a posto. Tra l'altro ho uno scricchiolio stranissimo alla mandibola da qualche giorno. Devo tornare dallo gnatologo, perché io, ve ne ho parlato in un video, ho la mandibola e la mascella o la mandibola, non mi ricordo mai. Io ho la mandibola leggermente spostata verso destra ed è proprio sulla parte destra che mi fa male. Ho anche l'apparecchio in realtà la notte proprio per questo problema, ma non so come mai questo scricchiolio è iniziato da qualche giorno, non lo so. È stranissimo perché quando parlo sento cric, 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 vabbè. Strabuone, amo la gratinatura.
A parte questo, mi state chiedendo in tantissimi se ci sono presenze anche in questa casa. Allora, per il momento no. Altra piccola parentesi, vabbè, io vaneggio, ne parlo. Quando posto foto di carne, raramente perché non mangio tanta carne, ma di pesce, ricevo messaggi tipo: non ti fanno schifo quei cadaveri che hai nel piatto? No ragazzi, non mi fanno schifo, anzi mi piacciono. Cioè, ognuno ha le sue scelte e io, non mi ricordo di chi era questa frase, io morirei per che tu possa esprimere liberamente le tue scelte, ok? Quindi è giusto che ognuno possa scegliere per sé ed esprimere il proprio parere, però non si può pensare però di forzare il proprio pensiero, le proprie abitudini, le proprie scelte sugli altri. Non è sempre detto che quello che noi decidiamo è giusto anche per gli altri. Ognuno decide per sé e quindi, così come ci sono persone che decidono di essere vegane, vegetariane, eccetera, e hanno tutto il diritto di farlo perché la vita è la loro, fanno quello che giustamente si sentono e vogliono fare, io così la vita è la mia e posso giustamente scegliere e decidere di non essere vegana né vegetariana, o almeno per il momento, poi magari in futuro non si sa, insomma, no? La vita è così. Quindi questa cosa mi fa sempre un po' pensare quando ricevo questo tipo di commento, perché è come se gli altri volessero cioè forzare le loro scelte di vita sugli altri, ma non è una cosa fattibile, anche perché uno deve scegliere perché si sente di doverla fare una cosa, non perché glielo dice qualcun altro, non avrebbe senso, cioè dovremmo pensare con la nostra testa, non con quella degli altri. Comunque, per il fatto delle presenze, dicevo, no, non c'è niente, nulla di strano qui, grazie al cielo. Scricchioli, porte che tremano, niente di niente. Anzi, c'è stato un terremoto non lontano da qui qualche giorno fa, ma non ci sono stati neanche danni, niente, e io non ho sentito nulla, quindi cioè nell'altra casa non sapevo se si trattasse di terremoto o che cosa, cioè, intanto tremava tutto. Più che altro c'erano anche eventi strani, tipo quella delle tovaglie è stata molto strana. O quando ho trovato, no, quando ho sentito più di una volta gli armadietti della cucina chiudersi. Ragazzi, sono sempre chiusi, non li lascio mai aperti, ma in ogni caso se non c'è nessuno in cucina come fa a chiudersi? E non ho mai le finestre aperte, cioè in quella casa non lo so, ma qualcosa c'era, non lo so veramente. Eric continua a dirmi: ma no, è tutta la tua immaginazione, ma smettila. Però so che voi mi credete, voi mi capite. No, secondo me qualcosa c'era, però grazie al cielo non mi ha seguita fino a qua. Antipasto andato top. Ho ordinato da un ristorante qui a Trieste, era da tempo che cercavo di ordinare la pasta agli scampi, ok? Nessuno ce l'aveva, poi oggi ho trovato questo ristorante e tac, mi ci sono fiondata. Tra l'altro volevo anche menzionare il fatto della foto. Ho postato qualche giorno fa una foto mia in una posizione, insomma avevo un body attillato, di solito non ho mai dei siti attillati, eccetera eccetera eccetera, e c'è stato tutto un discorso, sì perché questa foto è modificata, eccetera eccetera. No, io modifico le foto, però i colori, cioè uso dei preset, come vi dicevo, sono dei colori, quella foto non è modificata, tant'è che io poi su stories ho dovuto postare gli scatti originali perché nessuno mi credeva che fossero effettivamente non ritoccati, ok? Non lasciatevi ingannare, però molto spesso su Instagram eccetera sono le pose, sono il modo di inquadrare, di solito gli influencer sanno come fare fotografie per sembrare più belli, più magri, più eccetera eccetera eccetera, mettete voi poi la parola, ok? Quindi e fa tanto anche la posa, ok? Però intanto mi dite che sono dimagrita, questo sicuramente mi fa piacere. La cosa più buona al mondo è la pasta agli scampi, solo il sushi è alla pari, solo il sushi, ma la pasta agli scampi, ragazzi, per me c'era anche la pasta alla ragosta, ma per me gli scampi sono il top. Mio Dio,
goduria pazzesca. Tra l'altro, in realtà, l'altro argomento che volevo affrontare in questo mukbang, a parte il discorso delle foto ritoccate eccetera, che però mi premeva perché mi ha dato sinceramente molto fastidio, ma anche commenti tipo questa foto è ritoccata eppure male perché io con Photoshop ci lavoro. Beh, allora forse dovresti riconsiderare il lavoro perché non sei tanto brava, perché io Photoshop non l'ho usato, cioè, oppure ma tu non sei così longilinea, beh, la foto quella è, non l'ho ritoccata, quindi se tu pensi che io sia longilinea evidentemente lo sono. Comunque sono alta 1,77 m, non so se è chiaro dai miei video che mi vedete solo fino a qua, ma io sono molto alta. Comunque, allora questa, non capisco il senso di mettere le chele così, che cosa che ci posso fare? Non lo so, vabbè. Comunque, altro discorso, ok, nell'ultimo, non nell'ultimo video, che è stato quello in cui gli youtuber decidevano cosa dovevo mangiare per 24 ore, che è stato veramente faticoso perché, cioè, non mi andava proprio di mangiarle quelle cose ed è stata dura, e tra l'altro filmare per tutto il giorno e mangiare così tanto è stata dura, ma col video sono contenta che vi sia piaciuto così tanto. C'è anche uno spaghetto, ci sono sia bavette che spaghetti, un po' strana sta cosa, forse avevano due tipi di pasta da finire così, come si fa a casa della serie. Comunque ho visto nell'ultimo vlog, in realtà io ho detto di voler vendere casa mia perché ho scoperto di poterci guadagnare tantissimo su rispetto a quanto io ho speso per comprarla, ed ho ricevuto centinaia e centinaia di commenti preoccupati di ragazzi che mi dicevano no, tieniti casa tua perché poi cosa fai se vi lasciate, poi come fai, devi aspettare più tempo per poter comprare casa assieme, perché appunto ho menzionato che vogliamo comprare casa assieme. Allora, io sono, devo dire, mi ha fatto tenerezza questa cosa, e sto parlando per i commenti di ragazze che onestamente si sono preoccupate, ok? Quindi mi rivolgo a voi e vi ringrazio, sono molto fortunata ad avervi nella mia vita, perché seppure non mi conoscete di persona vi preoccupate per me perché mi volete bene, e questa per me è una fortuna enorme che non tutti hanno al mondo, anzi in pochi, e io ve ne sono davvero davvero grata, e è bello sapere che ci tenete a me, che poi insomma è un po' come se foste mie sorelle, mie zie, insomma qualsiasi sia la vostra età, e mi ha fatto tanta tanta tenerezza questa cosa, e provo tanto affetto per voi, quindi mi fa, non lo so, mi ha emozionato questa cosa, ok? Mi ha toccato tanto. Ci sono stati anche degli altri commenti, quasi con delle offese, è bellissimo perché su YouTube quando qualcuno inizia magari con un tipo di commento, poi ne arriva un altro simile, arrivano gli haters a dire la stessa identica cosa però in modo maleducato, non so se l'avete mai notata questa dinamica eccetera, io in 10 anni l'ho notata, e quindi sono arrivati commenti del tipo ma tu te le vai proprio a cercare, non ti è bastata la sfiga col tuo ex marito, e tu, e io insomma un po' ci rimani male perché dici, insomma relativamente perché ci sono abituata, però dici cavolo, perché se ci sono ragazze carine, simpatiche, ragazzi che mi scrivono perché magari sono preoccupati eccetera, come mai arriva anche quel genere di commento che è sempre, che contiene sempre cattiveria? E immancabili, sono immancabili questi commenti. D'altronde il successo del mio canale lo devo anche a persone del genere, quindi non posso dire nulla se non ringraziare anche loro. Però nonostante io apprezzi tanto 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 le vostre preoccupazioni, allora ci sono diverse cose che non sapete a riguardo, che io non posso purtroppo, perché se vi incontrassi per la strada ne parlerei apertamente come le parlo con mia mamma, con le mie amiche, ma ci sono diverse cose che voi non sapete, che io non vi posso magari dire in videocamera, ok? Se si parla appunto di case o comunque di prezzi, costi, programmi miei, ok? Ad esempio il fatto che io voglia vendere questo appartamento, comprare una casa con Eric, non esclude la mia idea di comprare anche un altro appartamento per averlo da mettere in affitto a rendita
per poi un domani lasciare i miei figli, perché è quello che ho sempre voluto. Quindi se io vendo questo, comunque ne prendo una, cioè non è che, capito? Io non l'avevo menzionata questa cosa, perché no, non ha neanche senso, proprio perché ve lo dico. Non vi preoccupate, perché ci sono diverse cose che appunto non racconto nei video. Comunque il nostro progetto è proprio quello di comprare una casa assieme, al di là del fatto che io poi adesso voglio vendere questo appartamento, perché e se lo vendo può essere tra una settimana, può essere tra 8 mesi, ragazzi, cioè non ho fretta, quindi ok, cioè non è detto che io traslochi dopodomani, capito? Dipende se ricevo delle offerte che accetto, perché non, appunto non ho fretta e non accetto offerte sotto al prezzo che voglio. Quindi e nel momento in cui io vendo questa casa ne compro una con Eric, ma compro anche probabilmente un altro appartamento da mettere a rendita. Cioè io ho diversi piani, ma non li vado tutti a raccontare su YouTube, quindi non vi preoccupate. In ogni caso, anche se non dovessi comprarlo un altro appartamento subito, non avrei problemi poi a prenderne uno, cioè non vi preoccupate, ok? Anzi, fatelo, però state tranquilli, ok? Cioè se vi preoccupate capisco, però state tranquilli. E comunque una cosa anche molto importante, ho visto scritto guarda che non sono tantissimi mesi, non è neanche un anno che state assieme, sei sicura di voler prendere una casa eccetera eccetera. E una cosa, tante volte non vale solo la quantità del tempo passato assieme, che non è poco comunque, ma è la qualità del tempo passato assieme. E, ho avuto storie, vabbè, lo sapete, cioè non è che posso parlarvi, ho avuto storie, lo sapete, ma ho avuto storie di più di 10 anni che non sono importanti quanto lo è la storia con Eric per me. Ad esempio, ci sono cose che io vorrei con Eric che non ho mai desiderato fino a un anno fa, prima di conoscerlo, ok? Quindi di rivederlo in realtà. Quindi ci sono appunto molti fattori che voi non sapete, e mi ha dato molto fastidio leggere una cioè alcuni commenti, non dico quelli carini educati, perché quelli mi fanno sempre tantissimo piacere e so che arrivano dalla mia family, li riconosco. Riconosco i messaggi che arrivano da chi li scrive col cuore, li riconosco bene. Quelli che sono stati scritti non con il cuore mi danno seriamente molto fastidio, perché Mary 46, non sei nessuno per giudicare me e la mia vita, e sicuramente quello che mi scrivi offendendomi, dicendo che io mi merito le peggio cose, che io con gli uomini non so gestire, che io corro troppo, perché in realtà nelle mie storie passate, sì, io mi sono sposata dopo 2 anni che stavamo assieme e poi mi sono lasciata dopo 1 anno che eravamo sposati, quindi siamo stati insieme 3 anni, ma non mi sono mai sentita di vendere il mio appartamento. Nella storia precedente siamo andati a vivere assieme quando stavamo già assieme da 7 anni, quindi in realtà non ho mai corso nelle mie storie. Alcuni dicono, beh, sposarti dopo 2 anni significa correre. Non necessariamente, noi abbiamo vissuto insieme praticamente da quando ci siamo messi assieme per 2 anni, quindi infatti le cose che non andavano bene le avevo già percepite prima. Quello è stato ovviamente un mio sbaglio, che ho trascinato una storia che non andava, ma la mia storia con Eric va. E quindi in quel momento io avrei dovuto troncare prima, ma questo è un discorso a parte. 2 anni per conoscere una persona bastano e avanzano. Ci sono persone che si sposano dopo 10 anni di convivenza e si mollano dopo 1 mese di matrimonio, ci sono persone che si sposano dopo 10 mesi di convivenza e stanno insieme per sempre. Dipende tutto nella vita, e io sono quella che la vive. Voi, dall'altra parte dello schermo, siete quelli che la commentano, ma mi dà fastidio quando qualcuno pensa di poter cambiare la mia vita e che soprattutto pensa di saperne talmente tanto da sapere meglio di me quello che devo fare. Perché una cosa sono i consigli e le preoccupazioni della mia family che mi vuole bene, una cosa sono i giudizi e quasi l'intimarmi di fare determinate cose, perché Tizio Caio 79 su YouTube conosce me, la mia vita, la mia storia con Eric meglio di quanto la conosca io. Capite che non è normale? Cioè anch'io, e adesso mangio perché ho fame, mm.
seguo ragazze su YouTube e potrei, a parte che io non commento mai, però se anche dovessi commentare mettendomi dall'altro lato dello schermo, quindi da persona che non sa o che sa solo quello che io racconto, potrei certamente scrivere i messaggi che mi ha scritto la mia family: Nicole, mi raccomando, pensaci bene, noi ti vogliamo bene, e va benissimo, mi volete bene, tutto quello che viene dal cuore è giusto, sempre, nella vita, sempre, tutto quello che viene dal cuore, che viene dall'amore, dall'affetto, come si dice, senza ricevere nulla in cambio, è tutto giusto. Non mi va bene però appunto un altro tipo di commento che cerca di nascondersi tra i commenti della mia family che mi vuole bene, però con giudizi e cattiverie. Quello non mi va bene, e ho visto che alcune nei commenti hanno anche visto questa cosa e si sono lamentati. Ci sono sì, appunto, cose che io non reputo normali, io non mi permetterò, al di là del fatto che io seguo tantissimi youtuber da anni e anni e anni, da prima di iniziare a fare video, ma non mi metterei mai a commentare, ma è una cosa mia. Però se dovessi commentare, a parte ovviamente qualche mia collega youtuber, tipo poco fa ho commentato il video di Chiara perché ha parlato di me, perché ho partecipato al suo video, lei ha partecipato al mio, quindi ci commentiamo il video, ma al di là, cioè va bene ovviamente lasciare commenti, sono io che di solito non li lascio perché sono fatta così, però io non mi sognerei mai di andare, che ne so, da Shane Dawson, uno youtuber che seguo, lo seguo da 11 anni, no, 13, 12, 13 anni, ma non mi sentirei mai in potere di andare a dirgli: ti stai sposando troppo presto con Ryland, non mi va questa cosa, non farlo. Cioè, ovviamente potrei scrivere, no, come dire, ah Shane, ti vogliamo bene, spero che tu abbia ponderato bene, no, qualsiasi cosa, ti voglio bene, però costringere e comandare, cioè quello che mi fa ridere è proprio la gente che vuole a tutti i costi. Io, allora, questo è il fatto, io condivido la mia vita sui social, la condivido e cerco di raccontare di me quanto più possibile, ma non posso raccontare tutto, ci sono tante cose che voi non sapete, ahimè, ripeto, se foste miei amici dal vivo ve le racconterei, ma non posso dirle su internet purtroppo. Quindi ci sono tante cose che magari la gente non sa, e quindi prima di andare a giudicare e addirittura ad intimarmi di fare determinate cose, bisognerebbe un attimo fermarsi e capire che la mia vita si può sì commentare, perché sono io che la condivido, quindi si può commentare, ma non si può cambiare. Se nemmeno mia madre si sognerebbe mai di cercare di cambiare le mie scelte, figuriamoci qualcuno che mi guarda su YouTube. Mi fa un po' ridere questa cosa. Oh. Però d'altra parte non voglio nemmeno che venga confuso il tutto, perché ripeto, queste persone che commentano con molta maleducazione e cattiveria cercano di celare i loro commenti dicendo io sono d'accordo con le altre, e poi ci mettono quattro cattiverie, mentre magari appunto gli altri commenti non erano cattiveriosi, non erano quasi di insulti, non erano, ok? E quindi voglio che ci sia una bella distinzione tra questo tipo di commento e tra l'altro tipo di commento. Che cosa penso di chi mi vuole bene e mi ha scritto dei bei commenti, che li ringrazio sempre tantissimo, che vengono veramente dal cuore, si vede, cioè come se foste mie sorelle. Non ho sorelle, però per me un po' lo siete, ho amiche. Un'altra è quell'altro tipo di commento che viene lasciato da persone che vorrebbero comunque scrivere commenti negativi per farmi stare male, e che trovano semplicemente l'appiglio per poterlo fare per l'ennesima volta, ok? Quindi, e questo non mi sta bene. Il resto dei commenti sì. Spero che si sia capito questo discorso, perché non ci sono solo troll in giro che lasciano offese, e ci sono molti più haters che si celano da followers, ok? Una volta c'era, diciamo, il troll che ti diceva fai schifo, ucciditi, e allora dici boh, vabbè. E poi sono nati invece gli haters che iniziano dicendo io ti voglio tanto bene, e poi ti sparano 10 cattiverie, no? Mi sto riferendo proprio a chi mi dice
Ma roba del tipo non impari mai, io fossi in te mi vergognerei, cioè non va bene, cioè io fossi in te mi vergognerei a lasciare commenti sulla vita di qualcun altro su YouTube con la convinzione di saperne di più sulla sua vita rispetto a lui che la sta vivendo, cioè non è normale, almeno secondo me non è normale. D'altra parte però sono contenta di condividere sempre così tanto con chi mi segue, perché avere dei consigli di vita così significa che le persone mi vogliono bene, significa che ci tengono a me, che ci tenete a me e che non volete farmi, non volete vedermi soffrire. Questa è una cosa bellissima, al di là poi del fatto che io appunto vendendo la casa al prezzo che voglio andrei a fare un grosso affare, anche perché vi dico la verità, sono molto onesta, purtroppo la gente ha capito dove abito e viene a disturbarmi costantemente a casa, quindi non si tratta solo di fare un affare, si tratta anche purtroppo di necessità di dovermene andare da qui. Infatti sì, certo, ho appena traslocato perché avevo necessità di andare via da quella casa, ma a questo punto vedo che la situazione qui è sempre peggio e quindi sarebbe anche un motivo di meno stress per me andarmene in un altro posto, devo essere sincera, perché purtroppo la voce si sparge, la gente mi vede, eccetera eccetera eccetera, e sanno dove abito e questo non mi piace. Comunque, quindi spero di aver comunque chiuso questo discorso del corri troppo. Ognuno ovviamente vedendo la mia vita può pensarla così, ma ricordatevi che ci sono diverse cose che non sapete, piccolo ricap. E se faccio un investimento, cioè se decido di vendere qualcosa, è perché ho scelto di fare magari degli altri investimenti e quindi, insomma, ok. Al di là di questo, mi ha fatto morire da ridere qualche giorno fa, perché ero sveglia tipo alle 8, tipo 9, una roba del genere. Voi sapete benissimo che di solito lavoro la notte e poi la mattina dormo. Quindi mi ha fatto morire da ridere il fatto che quando mi avete vista sveglia e attiva su Story, su Instagram, al tipo alle 8 o 9 di mattina, vi siete tutti preoccupati e mi avete scritto: oh mio Dio Nicole, stai bene? Cosa sta succedendo? Perché sei sveglia a quest'ora? Vai a dormire? È troppo forte sta cosa, perché è la stessa cosa che fanno i miei amici, che mi dicono: Nicole, ma come mai sei sveglia a quest'ora? Tutto ok? Tipo si preoccupano. E quindi mi fa troppo, cioè è troppo forte il fatto che lo sappiate anche voi, mi scriviate le stesse identiche cose che magari mi scrivono i miei amici su WhatsApp. Cioè vi giuro, sta cosa mi ha fatto morire. Mi conoscete veramente veramente troppo bene. E ricollegandomi a questa cosa, in tanti mi hanno scritto: ma Nicole, se non riesci a dormire io ti consiglio questo, ti consiglio quello. Allora io vi ringrazio, ma non è che io non riesco a dormire, cioè quando vado a dormire, quando mi metto a letto, tempo 2 minuti dormo, non è questo il fatto. Il fatto è che io proprio preferisco stare sveglia di notte e lavorare di notte, perché c'è più silenzio, ho meno distrazioni, non ricevo pacchetti, non ricevo telefonate, non ricevo messaggi, non ricevo sì, email, a volte sì, ma di meno rispetto al giorno, e quindi riesco a lavorare senza distrarmi costantemente. In più sono sempre stata una persona notturna, ok? Ho sempre preferito, ho sempre avuto le idee migliori, le ore di lavoro più intense riesco a farle di notte e mi trovo bene così, avendo la possibilità di scegliere quando andare a dormire e quando svegliarmi, faccio quello che mi piace fare e quindi vado a dormire sempre piuttosto tardi, perché appunto lavoro la notte, ma non perché non riesco a dormire, perché insomma quando finisco di lavorare, ok, quando finisco di stare al computer, ho finito di filmare, montare, scrivere email, fare fatture, scrivere offerte eccetera eccetera, vado a dormire, boom, mi addormento subito, quindi non vi preoccupate, non soffro di insonnia. Soffrivo di insonnia ai tempi di Amsterdam, mi ricordo, non appena mi ero trasferita, questo me lo ricordo molto bene. Non ho mai capito perché.
è stato un periodo, non riuscivo ad addormentarmi, era terribile, ma era prima che io venissi a conoscenza, poco prima a dire la verità, poco prima che io venissi a conoscenza della legge dell'attrazione e di cosa significa far tacere la mente. All'epoca non sapevo che si potesse fare, ma si può, e non sapevo come fare, e poi ho imparato e non soffro assolutamente più di insonnia. In realtà chi sa far tacere la propria mente, io ovviamente non ci riesco per periodi lunghissimi, ma ci provo, specialmente quando ho pensieri molto che arrivano molto direttamente dall'ego, cioè brutti, cerco proprio di allontanarli immediatamente, ma questo ve lo dicevo nell'altro video. In realtà però chi soffre di insonnia ha proprio questo problema, cioè non riesce a far star zitta la mente e l'ascolta come se la mente fosse lui o lei, a seconda. Mi è capitato anche a me. Ma non cascateci in questa trappola. I pensieri, ricordatevi, non siete voi, sono pensieri. Basta osservarli e poi se ne vanno. Fate finta che non siano mai arrivati. Poi magari riuscirete a bloccarli. Sto cercando di aprire questo scampo, ma è veramente difficile e probabilmente mi sono schizzata di sugo ovunque. In realtà non ho usato tantissimo le mani, ma io detesto sporcarmi le mani. Se è proprio necessario lo faccio, ma di solito, se posso, evito. Comunque, il video in cui faccio decidere agli youtuber cosa mangiare per 24 ore vi è piaciuto molto, sono molto contenta. E anche... pensavo di avere un pezzetto di... scampo. Anche il video sulla legge dell'attrazione vi è piaciuto molto. E anche qui mi fa molto 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 piacere, perché nonostante siano video che non fanno tantissime visualizzazioni, so che comunque sono video che aiutano e magari, non lo so, mi scrivete che magari vi ho rallegrato la giornata. Alcune di voi mi hanno scritto che vi ho cambiato la vita, che avete scoperto la legge dell'attrazione grazie a me, quindi potete immaginare che soddisfazione sia per me questo, che forse uno dei miei obiettivi, o forse il mio percorso su YouTube è anche questo, è anche insegnare che si possono avere cose costose ma senza identificarsi con esse, pur essendo una persona magari comunque spirituale, almeno spero di esserlo, che non è come far convivere magari le cose materiali con le cose spirituali, o almeno per parlare della legge dell'attrazione, farla scoprire a qualcuno, magari a qualcosa servo su YouTube. Insomma, mi piace pensare che magari parte del mio cammino sia anche questo, magari parlare di questo e far cercare di, non posso dire che io vi miglioro la vita, ma la legge dell'attrazione, il potere il potere di adesso, the power of now, e queste teorie possono veramente aiutarci a vivere meglio. Quindi se ve le faccio scoprire sono molto felice, perché so che vi aiutano, ecco. Direi che ci siamo, ragazzi, quasi finito. Poi mi ha fatto ridere nell'home tour e mi avete scritto: praticamente il 95%, no, 98% delle cose sono tue e solo il 2% sono cose di Eric. Sì, perché purtroppo non tutte le robe di Eric ci stanno qua. Quindi, perché anche lui ha un appartamento con tanta roba, quindi non tutte le sue cose ci stanno qua. Quando compreremo casa assieme riusciremo a far stare tutto, ma per il momento no. Quindi lui ha le cose che gli servono, ma non tutto 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 tutto. Quindi è per questo che non ci sono tantissime cose sue, ecco. Ma ripeto, il mio appartamento è grande, ma non così grande da far stare tutte le nostre cose assieme, considerando che io ho tanta tanta roba. E non sapete, non immaginate quante cose io ho dato in beneficenza prima di trasferirmi qui. Cioè borse e borse e borse e borse intere di vestiti e scarpe. E comunque è tutto strapieno.
Bene. Pasta finita, detesto i pezzetti di cipolla, ma ce li facciamo andare bene. Buonissima, cioè, veramente ho finito tutto. Pazzesco. Levatrice. E adesso, Coca Zero, passerei anche al tiramisù. Ripeto, secondo me è una porzione veramente scarsa. Troppo scarsa. E poi altri commenti leggevo. Nicole, la tua casa devi affittarla? Non fare così, non fare così. Sempre il discorso di prima, ma mi sono molto arrabbiata leggendo questi commenti. Vi devo dire, mi sono veramente, veramente arrabbiata. E, alcuni commenti tipo... E sto parlando sempre di quel genere di commento cattivo, ok? Da non confondere, sono due tipologie di commenti molto diverse. Chi li scrive è molto diverso e l'intenzione è molto diversa, anche se l'argomento è lo stesso, ma attenzione, perché il modo di dire le cose e quello che si vuole trasmettere, cioè alcuni affetto, altri cattiveria, è molto diverso. Alcuni addirittura, tu casa tua la devi dare in affitto, sei una cretina se la vendi. Io so quanto l'ho pagata, io so quanto ci guadagno se la vendo, io so che cosa voglio fare dopo con i soldi che guadagno, io so che cosa posso fare dopo con i soldi che guadagno, nel senso che penso anche ad investirli in altri modi, perché se vado a guadagnare ovviamente no, ma è assurdo che io lo debba anche spiegare, però ecco. E se ho deciso di non darla più in affitto ma di venderla è perché evidentemente mi sono informata ed evidentemente mi conviene farlo, però qui dovrei spiegarvi dov'è il mio appartamento, la zona, quanto ho speso per comprarlo, quanto spendo, quanto guadagno se lo vendo, dovrei spiegare quanto invece guadagnerei andando a metterlo in affitto in proporzione a quello che invece potrei fare con con il guadagno che avrei, ok? Sono tutte cose che io ho ponderato, fermo restando che ovviamente, e lo ripeto per l'ennesima volta, la vita io la vivo, voi la commentate, quindi questo bisogna capire, ok? Tiramisù, non mi ispira tantissimo questo tiramisù, spero non ci sia tantissimo gusto di caffè. No, ve lo faccio vedere. Tanto non sono mai a fuoco le cose che metto vicino alla videocamera, quindi immagino che nemmeno questo lo sarà. Non sa tanto di caffè. Ho sempre paura a prendere i tiramisù, perché se c'è gusto di caffè non li mangio o mangio solo la parte sopra. E in tantissimi si sono scandalizzati vedendomi bere il cappuccino dicendo non bevo caffè, non ho mai bevuto un cappuccino. È vero ragazzi, non bevo caffè. Forse ho preso l'abitudine in Olanda di bere tè, ma prima comunque non bevevo caffè. Però ho iniziato a bere tè caldo ed ho continuato a bere tè caldo. Non mi interessa il caffè, non mi piace il sapore, mi fa schifo l'odore, schifo. E voi lo sapete che a Trieste c'è la fabbrica di caffè Illy. Bene, ogni volta che ci passo accanto, capita, senti questo aroma di caffè. Ok, tutti a dire per farvi capire quanto odio il caffè. Preferisco tipo il Nesquik. Se devo bere qualcosa la mattina, cioccolata calda, tè caldo, spremuta, limonata, spremuta di misto pompelmo, arancia, limone, buono. Ma caffè, no. Caffè, no. Mai e no. Penso che non mi vedrete mai bere il caffè. Mi fa ridere perché ogni volta mi dicono sei l'unica italiana che non beve caffè. Però ragazzi, ce la posso fare. C'era un periodo in cui bevevo quelli dello Starbucks, appunto quando stavo in Olanda. Però tipo prendevo un bicchierone così di latte, che dentro avevo avuto così di caffè, tutto il resto era latte e cioccolata, no? Quindi non si sentiva. Ma perché andava di moda, non che mi piacesse. Quindi ho anche smesso poi di prenderlo. Allora, abbiamo finito tutto, il tiramisù se n'è andato nel pancino, pasta finita,
capesanto, ho finito tutto, ragazzi. Poi alla velocità della luce. Comunque, questo è quanto per il video di oggi. Scusate se è stato un po' polemico, ma capitemi, io condivido il 90% della mia vita. C'è sempre un 10% che io, devo essere sincera, non è che non voglio condividere, perché io condividerei tutto. Il fatto è che certe cose non posso, perché ovviamente è internet, e quindi devo tutelarmi anche io in qualche modo. Se potessi, se vi avessi qui, lo farei, ma visto che internet non si sa mai che qualche pazzo veda i video, no? Devo sempre pensare a questo, purtroppo. Purtroppo internet è pieno di pazzi. Quindi non sopporto quando mi vengono intimate delle cose, men che meno quando mi viene detto come vivere la mia vita con cattiveria e con la presunzione di sapere meglio di me quello che faccio. Questo è quanto, spero vi sia comunque piaciuto questo video. Fatemi sapere quale tipologia di video volete vedere prossimamente, e adesso a pancia piena veramente mi metterò probabilmente a guardare qualche video, possibilmente di Trisha Paytas, che ultimamente sto guardando solo Trisha Paytas. In particolare i suoi mukbang mi fanno impazzire, quando va ai drive-thru e va al, come si dice, il, praticamente, che, oh mio Dio, in italiano vai al, dove ordini tipo il McDonald's direttamente dalla macchina, boh, non lo so, non mi viene il nome, scrivetemelo nei commenti. E quella tipologia di video, quando lei va, ordina direttamente dalla macchina, poi guida e mangia, si strafoga, mi fanno impazzire. Comunque, questo è quanto. Bacio grandissimo, mia family, vi voglio tanto 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 bene, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao.